E questa era uh, una uh, partitura, l'inizio di una uh, partitura del film uh, Il Ladro di Alfred Hitchcock con protagonista Henry Fonda. Oggi di lui e della sua ricca famiglia di attori parliamo insieme a Stefano del Signore e Francesco Patrizzi, come sempre con noi per parlare di cinema. A voi ragazzi e Oggi la non parola. ci bastava uno, non ci bastava due personaggi. Questa te la sei preparata. Non ci bastavano tre personaggi, oggi <ride> facciamo una famiglia composta da... Eh... Quattro attori quattro attori e una, due, tre generazioni sì. raccontiamo che sono la famiglia fonda come diceva Francesco. La famiglia fonda di origini chiaramente proprio italiane. Chiaramente non proprio. Non Ma proprio. sai tu che, che ecco loro stessi subito. non lo sanno nel senso sanno che io ho, letto, ho letto la Spagna, poi ho letto l'Italia, mm, il bisnonno okay. italiano mm, che veniva da Genova, la bisnonna dall'Irlanda dall però ecco si parla di nei tempi dei Vichinghi, eh, non, eh, certo. non, non di recente, eh, ecco, sì, non sì, gli sì, emigranti, sì, quelli sì, del Novecento, sì. anche perché rifonda del 1905, nato in Nebraska. E' è, è quello che insomma, tutti noi conosciamo perché si è legato all'americano all tipico wasp, quello proprio incorruttibile difensore dell'ordine. Che abbiamo visto un sacco di volte sui film di, di John Ford Quasi faceva il, il capitano. Un po' tutto d'un pezzo no? integerrimo, parola. parola da cassare dal vocabolario questo superlativo orrendo. Beh, dove era integerrimo, e poi aveva un dubbio era quel bellissimo film che si chiama La Parola e Giurati. Di lume, dove lui era uno dei giudici che cominciava ad avere un dubbio nel non condannare eh, preventivamente insomma, una persona che era accusata, accusata, Essere ma indifendibile, quasi indifendibile. Sì, sì. Poi, dopo, eh, era una persona anche nella vita rifonda, molto 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 rigido, dicono. ebbe due figli: che, insomma, uno. <ride> Già in fondo, che poi la ritroviamo adolescente, che fa i cortei contro il Vietnam, arrestata dalla polizia e via, via dicendo, Quasi era una pacifista, sì, attivista, sì. comunista andate pure su google immagini le foto col pugno alzato si sprecano di in Fonda è è per reazione credo nei confronti un po' del padre ah, beh, beh, Peter Fonda il figlio maschio quello anche di Easy lui, che ha cominciato la carriera di attore giovane anche lui lo ritroviamo addirittura eh, a, a fare i festini a base di LSD con i Beatles poi anche lui a fare il capellone è stato il primo hippie di Hollywood praticamente. vedi quanti, lui. quanti danni ha fatto Henry praticamente li <ride> <ride> ha fatti lui questi danni e poi dopo anche lui è arrestato anche lui, insomma. Io penso che insomma, il signor Fonda è stato svegliato spesso di notte. Nel sì, senso, cioè, la cioè, sua figlia qui in Guardiola completamente ubriaca e fatta e poi la terza generazione è rappresentata Bridget Fonda invece che, che è la figlia è, di, di Peter, Peter Fonda che, che anche lei ha cominciato la carriera di attrice sì, poi sì. l'abbiamo trovata con Quentin Tarantino, sì. con Bertolucci sì. e via di dicendo, fece, con Tarantino fece Jackie Brown Jackie Brown, Vero? Jackie Vero? Brown, sì, sì. 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 sì e poi insomma così perché abbiamo tre generazioni che oggi affrontiamo abbastanza interessanti perché una, Harry Fonda, è quella diciamo più classica Quell'anni 60 interessantissima di Peter e di Jane, principalmente, le svolte che hanno avuto nella vita, perché poi Jane Fonda, lo accenniamo velocemente, ma è stata un attivista di quelle, come dire... Dure e pure, molto dure. Molto pure. dure, molto dure, e poi c'è avuto la svolta verso i 40 anni l'aerobica non so se ve la ricordate che faceva, faceva l'aerobica sui tappetini. che ciazzecca avrebbe detto in qualcuno, televisione e fu quella che mandò i primi programmi di aerobica dove le casalinghe vuol eh, dire che l'ha lanciata lei l'aerobica la l'ha lanciata lei, lanciata lei, lei praticamente sì. negli sì. anni 80 e poi sì. ha avuto una terza fase un po' più di economistica si è legata a una setta cristiana in America che è quella che in fase della vecchiaia... Quindi ha un po' rinnegato le, le barricate, diciamo così. Eh, eh, le barricate, ma... Ma anche rinnegato? Lei ha avuto mille vite, mille già, vite. Già in fonda, no? Perché eh, ha iniziato, appunto, diciamo, il peso di essere figli d'arte, insomma, e di quale eh, caratura. Non era stato sicuramente facile, però lei comunque ha fatto chiaramente è ovvio con eh, qualche piccola raccomandazione iniziale ci sarà stata sicuramente però ecco diciamo eh, sul talento fatto... niente da dire sì sul talento e sulla bellezza soprattutto all'inizio niente da dire che è quella poi che l'ha lanciata perché poi comunque lei è andata addirittura in Francia per eh, un po' rinnegare forse. Ecco, le, le, origini, eh, le origini sue e si è sposata addirittura con Roger Vadim che era un esponente del cinema eh, francese semi porno sono le 9 di mattina Molto, molto, <ride> molto spi, molto osé, diciamo. Molto eh, per quei tempi, sì, chiaramente. Barbarella, che, Barbarella no? esatto, Barbarella, appunto, sì. uh, il film di fantascienza con i famosi stivali no vinali. Eh, in... quasi sì. Perché, sì. nel senso che partono da sotto. Sì. Aspetta, sì, sì. la sigla di Barbarella, se te la ricordi, è lei nuda con i titoli di testa che scorrono nel... su di lei nei, punti, nei punti che non si devono vedere. Sì. È lei nuda nello spazio. Quindi immaginate un film anni '60 che comincia in questo modo, no? Immaginate questo il padre quando l'ha visto in. Eh, capito, eh, dice, papà vado in Francia, il film ha avuto un successo mondiale e papà l'ha visto, quindi visto. è svenuto in sala, mi dicono. Sì. Senti, però poi adesso io faccio un po' un salto temporale, scusatemi ragazzi, però fatemi fare un salto temporale, perché poi Jane e Harry hanno recitato insieme in un film bellissimo che è sul Lago Dorato. Ne ascoltiamo un pezzettino, un frammentino e poi se volete ne parliamo. E questi erano eh, appunto i titoli di testa, le note, la musica sui titoli di testa di questo film sul Lago Dorato, la musica è di Dave Grusin come riporta YouTube, onestamente non me lo ricordavo, e questo è un bel film effettivamente. Filma questo... anche un po', no, Stefano, della riappacificazione tra padre e figlia. Sì, perché proprio, appunto, come abbiamo detto prima, questo rapporto contrastato sia perché eh, purtroppo poi la, 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 la vita di, di Jane Fonda eh, è stata segnata sicuramente da un, una tragedia, cioè la, una delle mogli di, di, di Rifonda ehm, che poi appunto era la madre eh, di Jane Fonda e di Peter Fonda era, ehm, è, si è suicidata in, tra l'altro in, in tragiche circostanze nel senso anche in maniera decisamente brutta se c'è un modo più o meno brutto per suicidarsi e quindi eh, questa cosa quindi a soli 13 anni ha vissuto questa, questa tragedia e quindi il rapporto contrastato col padre è sicuramente è aumentato, la reazione che abbiamo detto prima eh, di andare a Francia, di andare all'estero, di all distaccarsi di dal peso della, della famiglia, e però ecco diciamo poi eh, come spesso succede c'è il rivelamento in tarda età, appunto Henry Fonda era molto molto malato e c'è questo film fortissimamente voluto da, da, da Jane Fonda che eh, li fa rincontrare, questo è uno dei pochi film di, veramente di successo eh, in cui sono protagonisti gli anziani. Adesso poi c'è stato questo ritorno negli ultimi anni con anche Amour di Anne, che, però non è che sono tantissimi film che parlano veramente di vecchiaia di, 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 senilità, vecchiaia, di senilità. Di senilità. Con la morte che modo. si avvicina Poi c'era anche qui Catherine Hepburn Poi c'è Catherine Hepburn e Henry Fonda che vincono entrambi gli, gli Oscar. L'Oscar, esatto. E Jane Fonda viene candidata ma aveva già vinto le sue due belle statuette, poi vedremo per cosa. E, però ecco, diciamo, questo è un film che li riavvicina talmente tanto che Jane Fonda ha sentito molto entrambi hanno sentito molto il ruolo di padre e figlia, che anche nella finzione erano appunto in contrasto, e addirittura già in fondo improvvisa una scena eh, di, del film con il padre che invece era sempre stato vecchia scuola di Hollywood, integerrimo in appunto, <ride> era sempre stato eh, di quelli che non sgarravano neanche una virgola del, del copione, invece lei, che era, eh, posta 68. Eh, improvvisava spesso e volentieri, però questo ha prodotto una scena molto bella, eh, estremamente naturale che la dice lunga. Certo, dopo Qual è esattamente? È una scena in cui lei si avvicina a lui e gli accarezza la mano, che una cosa che non era prevista dal copione e lui ha una reazione eh, cioè, da vecchio duro e eh, una reazione invece emotiva che fa vedere che, che la cosa gli, Ed è gli fa stata piacere. lasciata nel film perché era venuta molto bene. È stata lasciata, sì, sì, proprio ha funzionato, ma cioè, in fondo ci capiva di film, assolutamente io da una vecchia scuola in, eh, è, è rifonda però sicuramente la cosa che rimane è che questo film per cui dopo lui vinse l'Oscar, eh, è, è seguito dopo, dopo pochi mesi la morte di, di Henry Fonda, che quindi diciamo, è ancora di più che aumenta eh, questa, questo aspetto crepuscolare e di, un po di, di, di vaga tristezza, però comunque è bello perché vale la pena di vederlo. So invece parlando di Peter Fonda, che è il fratello di Jane Fonda. Passiamo, a note, più figlio. Figlio. Passiamo a note più fighe, <ride> però sempre molto eh, rivoluzionarie, 68, no, perché Easy Rider è il film culto di una generazione che non è la nostra perché non eravamo ancora nati, ma insomma è forse della generazione precedente, un po' la nostra, dei nostri padri, comunque dei nostri fratelli maggiori. E allora ascoltiamo un frammento proprio di questo grande film, Easy Rider, e poi parliamo anche di Peter Fonda. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. Questo era proprio Born to be Wild, eh, film culto Easy Rider di Dennis Hopper. Con mm. e di Dennis Opera regia e protagonista. Ma partecipò alla regia anche Peter Fonda? Eh? Anche lui, sì, sì, anche lui. Facciamo ah, okay. eh, tutto, tutto insieme. Tutto insieme, compresi gli sbagli, compresi gli sbagli, sì, eh, soprattutto. Sì, sì, ma anche le fidanzate, tutto no, insieme. Okay. Tutto insieme. Era un po proprio con Jack Nicholson. Jack Nicholson, portiamo. molto giovane. Tutto sì, insieme sì, anche sì, con Jack Nicholson. Sì, perché parliamo di un film del 69. Quindi. 69, prima è ah. fatto I Selvaggi nel 66, che è stato il primo film. A livello cronologico parliamoci chiaramente di eh, Hippy mm. perché lui era veramente un hippie. Lui, Parliamo allora, di Peter Fonda. Peter Fonda, okay. allora, voi immaginate De che. degno fratello di tanta sorella. Immaginate <ride> che Harry Fonda <ride> negli anni 30 divide la stanza eh, vicino Broadway con il suo carissimo amico James Stewart e si vanno a cercare gli ingaggi a Broadway. <coughs> Passano 40 anni. Il figlio Peter Fonda divide la stanza con, <ride> con non si sa chi è e che roba fumano. E finisce in uno strano giro, però riesce a studiare recitazione come il papà voleva, che il papà l'ha indirizzato, penso. Dopodiché, il papà gli dava qualche ingaggio, perché qui non è andato come la sua sorella già in fonda, in Francia, a cercare di fare un po' l'indipendente ma è rimasto proprio nel cuore di Hollywood ma il fatto che portava i capelli lunghi si vestiva in un certo modo l'hanno emarginato per cui non faceva più film però in realtà lui i Selvaggi e i Seed sono i due film culto a cui è legato e c'è un episodio molto curioso per capire bene il personaggio di, di eh, Peter Fond. lui quando aveva 11 anni <ride> ebbe un incidente quasi mortale ah questo non lo sapeva allora mentre stava in un ranch nei pressi di Los Angeles con i Beatles che All'epoca erano persone non proprio tranquille, stavano facendo un festino a base di, io penso, non so, se so, fumate pure i cactus intorno, si e eh, insomma, varie esperienze di LSD. A un certo punto lui se ne esce in una frase che è diventata storica, ovvero: Io so cosa vuol dire essere morto. <ride> è storica, sì. E raccontò questo episodio di quando aveva 11 anni e eh? là che prese un sonoro vaffa da Paul McCartney che. Perché... Dice, vabbè, ma che c'entra, ci stai rovinando tutta l'atmosfera. Eh, certo. L'atmosfera non è da poetica, è da base di sesso, droga e prostituzione. Insomma, è, quindi ovviamente. ci stai rovinando tu, ci stai ammosciando l'ambiente. Vattene moccioso. <ride> <Battene ride> moccioso. E John Lennon. Che non lo sopportava, scriverà una canzone, che è pure famosa: She's Said Said Said. Ispirata a questo battibecco a questo battibecco con ah, Peter Fonda, eh, sì, eh, se lo so. lo <ride> sì, è eccezionale sai un po' il palo limiti. Del... <ride> <ride> sì, è vero, ci stai. <ride> Ci racconta, ci, ci, ci racconta queste chicche, queste veramente, chicche sì. meravigliose <ride> sì. cara floradora tusce sì. <ride> <ride> eh, però ecco la carriera di Peter Fonda devo dire che passato questo momento di hippie non si è legata ad altri personaggi come invece ha fatto la sorella la sorella ci ha avuto diverse anime al cinema che già in fondo poi c'è la parola Stefano eh, ci ha avuto la fase in cui era eh, a piedi nudi nel parco per intenderci ah, quindi la Robert fase romantica sì, sì, sì. Che abbiamo detto Barbadella, Vadim che poi è stato suo marito sì. Eh, dice che la cornificava di continuo alla fine lei l'ha mollato nel 73 ma insomma mm. ci ha fatto il film culto Barbadella che poi era nato per l'altra moglie di Vadim che era Brigitte Bardot, però avevano già divorziato pure con la Bardot per cui alla fine arrivò questa americana, lui la, la prese sia come attrice sia come moglie, poi si è legata all'immagine un po' più romantica, diciamo così, e poi ci ha avuto una fase di Tosta. Tosta, che era Tornando a casa di Alashby, che, che è un film appunto sullo sfondo del Vietnam, la sindrome cinese, insomma, con, ha fatto eh, qualche con film. Con il grande Jack Lemon. Grandissimo sì, Jack sì, sì. Lemon e con anche Michael Douglas sì, sì. e poi dopo avevamo detto all'inizio della puntata ha scoperto il mondo del benessere dell'aerobica comunque è una cosa importante per questi attori qua eh, perché cioè, il fratello... <ride> Non so se si muove ancora. Fino a fondo, però insomma, <ride> come no, dire. Però il fatto che siano sopravvissuti fino a un'età piuttosto importante sì, ammazza sì, la sì. dice lunga sulla loro forza anche fisica. È una grande se avessi fatto io una vita del genere per una settimana, sarei Beh, morto. ma loro erano temprati. si era abituato. a da 11 anni. All'età di 11 anni ha iniziato ad allenarsi. Quindi, <ride> quindi certo, eh, noi okay. siamo dei livelli. Assolutamente sì. Ah, C'è un altro film che non avete citato, ma che io trovo molto bello, che è uno squillo per l'ispettore Clute. Sì, Vero? Eh, con sì. il quale lei vinse Vince il suo primo, eh, il suo eh, primo Oscar. Eh, un ascoltiamo un pezzettino poi ne parliamo. Red Daniels. One man is missing, due girls lie dead and somebody è on the other end of the phone. Don't be afraid. Don't be afraid. Ecco, queste erano solo alcune battute. Tra l'altro, nel trailer originale in inglese, quindi è inutile mandarlo tutto, magari. però fin del 71 con Jane Fonda, appunto, ma anche con Donald Sutherland, Donald Sutherland e Roy Scheider. Che sì, è sì. poi quello che vedremo nello squalo di Spielberg per questi capirci: sono, esatto, poliziotto, lo sceriffo, gli attori tipici dei film della Hollywood indipendente. E c'era anche Stallone. Questo non me lo ricordavo, l'ho visto adesso su YouTube. C'era ah, questo... anche in una particina Sylvester Stallone. Questa mi mancava, sì, ma lui ha fatto la comparsa fino sì, sì, a... La comparsa, sì, sì, a Rocky. Fino a... Faceva le comparsate, mm -hmm. eh. però sempre comparsate. Voglio dire, ha fatto il Bananas. Mi sembra di, di Woody Allen, il direttore di Stato di Milano, sì, 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 lo sì, inseguiva sì, nella sì, metropolitana sì, per picchiarlo. Si, si, la famosa sì, scena. Sì, sì. Ci sono comparsate e comparsate. Lui ne ha fatte delle buone, sì, sì. però ecco. Già in fondo, diciamo. Nel... Questo è un bel film, però. Eh? Questo, è qui, Questo è un bel film, 71, ma un bel thriller. Sì, sì, lei, ecco, diciamo, qui nel ruolo di una prostituta. Eh, insomma, eh, sa veramente eh, muoversi bene. Detto così, è un po' ambiguo, in realtà. Eh, <ride> sì. Volevo sottolineare più che altro le doti drammatiche certo, che, certo, che, che aveva. Lei dopo farà addirittura con Godard, Crepa Padroni, tutto va bene e, e Giulia di Zinneman eh, di Fed Zinneman, eh, dove lei fa, interpreta la scrittrice Lillian Hellman. La il drammaturgo Lillian Herman, eh, che non so come si dice in femminile, la drammaturga, ma forse non, la, so. drammaturgo. la drammaturgo, la drammaturgo, probabilmente sì. sì. no è quella che ha scritto Le piccole volpi. Esatto. piccole volpi, sì, sì, C'è il sì, Berrimo sì. Film, ma insomma testo che aveva spopolato, però dove, insomma, mm, negli mm, anni, mm, anni 30. Un bel film, film di attrici, di attori, perché c'era anche Vanessa Redgrave e eh, Mary Strip al suo esordio. Diciamo ecco, che la carriera appunto, diciamo, di Jane Fonda mh, prosegue poi tra l'altro anche tra la commedia e il, il genere più impegnato. Seconda statuetta, tornando ma a casa, eh, Coming Home di Al Ashby prima che Alashby che era della stessa scuola di Peter sì, Fonda sì, eh, sì. che impazzirà era un altro film di Sergico come si sì dice, beh poi. alla fine della sua carriera che poi è morto giovane Alashby viveva in un camper eh, lo invitavano lui andava sempre scalzo, anche d'inverno non portava sì. mai scarpe è diventato impresentabile insomma ha sì, sì, sì. cioè, avuto beh. la fase hippie però quella dure eh? durissima quella dura <ride> che alla fine <ride> si è emarginato, eh, ecco non è che non si è dato una ripulita come Peter tanti Fonda tanti hippie eh. sono diventati yuppie poi in realtà <ride> <ride> hanno aggiunto una vocale tu è rimasto hippie invece, <ride> si ci sta anche cronologicamente eh, parlando. Un po c è. C è, sì. Però ecco, le, le, qui invece, ecco. Lei proprio perché è una, è una persona molto intelligente, sa gli errori che si fanno e lo ammette. Eh, sul film, tornando a casa, appunto, è un po' eh, revisionista sul, sul discorso di Etna. Ma tant'è che esce nello stesso anno del Cacciatore altro, film, altro filmone e altra pioggia di Oscar, perché appunto parla del, della vita dei reduci con John Voight. Entrambi vincono la, la statua statuetta. Oh, poi invece parlando di Bridget Fonda, perché l'abbiamo un pochino emarginata, poverina, la più giovane, la figlia di Peter, ascoltiamo un frammento da Jackie Brown con Robert De Niro e Samuel L. Jackson e poi magari parliamo un attimo anche di lei. Ecco, c'è qualche problema per ascoltare questo frammentino, evidentemente non c'è l'audio, Vabbè, ci scusiamo, ma insomma, parliamo di. Ah, recuperiamo Bridget Fonda. recuperiamo Bridget Fonda, Bridget Fonda che anche lei. ci ha tradito YouTube in il... no, anzi, succede. Eh... vediamo se riesco a recuperare qualche altro frammentino per ascoltare magari la sua voce anche in originale. intanto voi parlate. Pure. Bridget Fonda, dicevamo, è la figlia di Peter Fonda, nata sì. nel 1964, quindi l'anno in cui lui stava facendo il Selva i selvaggi di Gorman e faceva Lippi ma è stata la zia già fonda a estrarla verso la recitazione l'ha fatta ah, studiare pensavo di verso che... altre strade no? No, invece no, la recitazione no. forse ha detto okay. vieni via da casa di papà <ride> <ride> e ha portato la nipotina Bridget Fonda a studiare niente meno che con la figlia di Liz Lasberg che sarebbe il fondatore dell'Actor Studios Beh, con certo. cui lei già ehm, in fonda non l'abbiamo detto ma lei non voleva fare l'attrice voleva fare la modella eh. <coughs> quindi girava il mondo facendo la modella ma poi eh, conobbe Liz Lasberg che penso fosse amico del padre Yeah. <laughs> you e lui la convince a frequentare l'Axo Studios eccetera eccetera allora che succede che eh, zia Jane porta Bridget dalla figlia di Lee Strasberg Susan Strasberg che è la migliore amica di Marilyn Monroe tra l'altro e lei insomma la estrada verso una carriera che ma secondo me non è brillantissima perché al di là dei ruoli che ha fatto poi il più famoso è quello di il remake di Nikita di Besson eh, Nina no come com si chiama codice nome in codice Nina nome in codice Ital Nina. italiano eh. <ride> Italiano, sì. Jackie oh, Brown va bene. Sicuro eh, che cioè, bisognerebbe intervistare quelli che traducono i titoli dall'inglese all'italiano <ride> per capire cosa gli Beh, bolle in testa una piccola particina c'è anche, su, se non sbaglio, sul padrino, parte terza. Eh, ha un piccolo ruolo credo nella compagna di Andy Garzia una piccola particina sempre anche su piccolo Buddha come dicevi dice piccolo Francesco, Buddha di Bertolucci. di Bertolucci particine ma evidentemente questo sottolinea il fatto che anche se ave, avrebbe potuto eh, eh, fare più di, più, di più di più ma è stata lei che non l'ha voluto tant'è che eh, ha lasciato a un certo punto ha lasciato la carriera si è sposata con eh, Danny Elfman Celebre compositore di colonne sonore dei film di Tim sì. Burton, sì, nonché sì. Eh, che ve ricordato negli annali per aver scritto la sigla dei Simpson. No? Giusto eh, Soprattutto tutto per quello. Esatto. <ride> allora ascoltiamo un frammento, l'abbiamo recuperato di Jackie Brown, proprio con Robert De Niro e con Bridget Fonda. Oh. Ecco, questo era giusto per far sentire proprio la voce in originale, in inglese proprio di Bridget Fonda. Abbiamo ancora 4 minuti, quindi dicevamo Aiuto. facciamo un podio, magari, eh, e eh, torniamo da dove siamo partiti. Cioè, magari torniamo proprio a Henry Fonda, visto che in fondo, appunto, gioco di parole, ne abbiamo parlato un po di meno, forse abbiamo privilegiato la figlia Jane rispetto a lui. C'è un bel film di Harry Fonda, io adesso faccio appello alla vostra memoria, sì. di grandi cinefili, che si chiama Uomini e Cobra. Come no? È un western con lui e Douglas, Douglas. molto bello, eh? molto atipico anche. Ve lo ricordate? Eh? Sì, sì, guarda, anche molto sì, 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 sì sì no, stavo, ero silenzioso perché stavo pensando, curiosamente, che sono i padri di Jane Fonda e di Michael Douglas, eh sì. che anche loro hanno lavorato insieme. Sì, quindi, sì, alla sì, fine. A sì, sì, sì. Hollywood sembrava chissà quanto grande, torna. invece, alla fine è sì, la piazzetta del paese. Esatto, <ride> 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 ecco, quindi, beh, ecco, diciamo di, di Henry Fonda. Se dovessimo fare un podio, visto che finiamo sempre con il nostro podio, vai col podio. Io ti faccio il mio piccolo podio. Sì. Eh, ci metto Furore di John Ford, che è un film assolutamente. Recuperare Steinbeck naturalmente. Esatto, benché sia comunque è più che abbastanza vecchietto come da il tanto, film. Tanto, parla della Grande Depressione. Della Grande Depressione, Quindi, però appunto con uh, tematiche e interpretazioni memorabili, sì. assolutamente da vedere eh, ci metterei la parola giurati che è un film bellissimo mh, sul ambientato nel, nel tribunale eh, di Washington, se non sbaglio, e che l'esordio del di Sidney Lumet e anche in questo eh, rifonda è stato bravissimo, perché Sidney Lumet era cioè aveva, aveva 24-25 anni, era giovanissimo, e lui si presta, divo stellare di Hollywood, con questo... A farsi dirigere da un E, e l'ha fatto bene perché lanciò poi la sua carriera. E poi c'era una volta il West di Sergio Leone, in cui invece qui eh, gioca eh, a carte scoperte su quanto forse era effettivamente crudele. Vai Francesco con la tua trilogia... No, io passo già in fonda perché ah, siccome ecco. sottoscrivo. Quindi gli altri di... due li lasciate a me, ma insomma è più difficile. Eh? <ride> no, io sottoscrivo pienamente quello che dice Stefano perché insomma il film, anche me. La parola è sa forse il più bello che ha fatto. Quindi, in assoluto, e, vabbè, è un classico. Vedo pure che è invecchiato quel film. È un però, po' invecchiato. Così. Sì. Invece, già in fonda, chi è che non ricorda il film più bello che ha fatto, secondo me, è Piedi nudi del Parco. Splendida commedia di Neil Simon. Hai portata al cinema poi da Gene Sachs con il grandissimo Hatford, poi Ciaciarboy e via dicendo. Insomma, che rimane secondo me uno dei film più belli, delle commedie perfette. Così. Vogliamo eh, ricordare anche un filmaccio come quale? Que quel mostro di suocera, vogliamo ricordarlo. Sorvoliamo. sorvoliamo, sorvoliamo anche. <ride> però c'era Jennifer Lopez. Con Jennifer con Lopez. -Lo, con sì, con J.Lo sì, sì, lo, sì, -Lo. sì, sì. Una che non gli puoi dare un calcio dietro e che ha assicurato no, 2 è miliardi di sì. scritto, dai un calcio nel... <ride> ti, eh, ti levano casa. Quindi metterei nel podio di Jane Fonda fino nel parco. Non si uccidono così anche i cavalli. La gara di ballo. La gara di ballo meravigliosa. Vero, bellissimo sì, sì, sì. e eh, su un terzo film, oh, sarò banale. Però sul Lago Dorato eh, penso che sia stato citato, sei però va perché, citato sì, perché, sì, perché sì. Barbarella, secondo me, è un filmaccio di quelli. De, il marito di Cervadim quando la lanciò tutta quanta mezza, mezza nuda con questi stivalozzi eccetera eccetera è un po' una cafonata il film diciamocelo chiaramente <ride> <Sì. coughs> per cui l'inizio della carriera di Jane Fonda io lo, lo salterei diciamo Beh, in un certo no, senso okay. ecco, sì. allora io invece vabbè, eh, cito direi gli ultimi due cioè insomma Peter Fonda con Easy Rider è necessario vedere Easy Rider per chi l'avesse perso o l'avesse visto tanti anni fa e invece Jackie Brown, perché Bridget Fonda comunque fa una parte non da protagonista, ma comunque consistente. Significativa. Di Tarantino. Come, sempre, come sempre Tarantino regala delle chicche. Delle eh, chicche. Tra l'altro, qualcuno dice il miglior film di Tarantino, forse anche il, il meno famoso, ma qualcuno dice il miglior film di Tarantino, chissà se è vero. Senz'altro quello scritto meglio. Quello scritto meglio, sicuramente. Bene. Allora, ehm, per quanto riguarda il nostro appuntamento, eh, ci fermiamo qui. Chiudiamo, però, con il ritorno alle origini. Cioè al capostipite di tutta la famiglia e rifonda con un frammentino da Cera Una volta il West di Sergio Leone. Grazie a Stefano del Signore, grazie a Francesco Patrizio. What going to do with this one, Frank? Now that you've called me by name.